A scuola 5 anni, per diplomarsi a 18 anni. Per il momento si tratta di un progetto che potrebbe però diventare molto presto realtà. Il governo italiano infatti si sta ponendo il problema di stare al passo con gli altri paesi europei e permettere così ai diplomati di entrare nel mondo del lavoro almeno un anno prima. Con questo servizio del TG5 del 17 settembre si apre il numero 79 di Altre Visioni. L'inarrestabile ministro dell'istruzione del governo Monti elabora ancora una proposta per far evolvere il mondo della scuola. Questa volta pensa di far cominciare le elementari a 5 anni. La motivazione sarebbe nella volontà di mettersi al pari con gli altri paesi europei. Ancora una volta, nelle riforme della scuola, si pensa a tutto tranne che alle reali necessità degli studenti. Le persone, ovvero i bambini, sono un effetto collaterale. Il 19 settembre il giornale.it propone la notizia di un prete in Polonia che sottopone dei ragazzi a un rito di iniziazione che consisterebbe nel leccare della panna dalle sue ginocchia. Il potere su altre persone può essere esercitato anche seducendo l'altro e la sottomissione provoca piacere quanto la sua richiesta. Poliambulatori aperti 24 ore su 24, centri pubblici territoriali che snelliscono il lavoro dei pronto soccorso. Se ne parla molto, ma di queste realtà in Italia già ne esistono diverse. Dal TG2 del 19 settembre prendiamo questo servizio che illustra l'ultima riforma che ha riguardato il sistema sanitario e che ha visto la rivoluzionaria novità dell'apertura 24 ore al giorno degli studi dei medici di famiglia. Purtroppo, come spesso accade, i nostri legislatori partono dalla fine, incuranti del fatto che il sistema su cui operano le riforme sia pronto a compiere i cambiamenti. L'effetto finale probabile dovrebbe essere l'innalzamento del grado di confusione ed il peggioramento della cura delle persone. Scandalo alla Regione Lazio, riportato il 20 settembre su Repubblica.it, con la governatrice che ammette mestamente che la colpa è del sistema. Il sistema consiste nell'atteggiamento predatorio tenuto dagli eletti che via via si succedono nelle poltrone dei poteri amministrativi. Si vuole essere eletti per entrare nel sistema e depredare tutto quello che si riesce a sottrarre, sapendo che la vita del potere, tranne rari casi, è fugace. È del 21 settembre la notizia proposta dal fattoquotidiano.it, in cui si commenta una delle ultime sentenze della Cassazione, che stabilisce che avere dei legami di parentela con dei mafiosi non dimostra dei reati di associazione mafiosa. La sentenza dovrebbe essere giusta da un punto di vista giuridico, ma lascia molti dubbi sulla sua attinenza alla realtà della mentalità mafiosa. Uno dei cardini di qualunque coalizione è il senso di appartenenza al gruppo. Il legame di parentela è uno dei più efficaci. Quindi, molti dubbi, in questo caso, sul senso di realtà dei massimi giudici, ma soprattutto sulla relazione tra realtà e giustizia.